se non ti arrivano consegne puoi stare anche 10 ore per strada, non hai guadagnato niente, come spesso accade. Anche di venerdì, di sabato, fare 0 consegne, 2 consegne, ritorni a casa con 10-15 euro. Non sapevo cosa fare, ho visto qualche inserzione sui social e ho deciso di chiamare e ho iniziato. Arrotondare quello che è comunque il lavoro che già faccio, e poi espresso. Che mestiere fai? Programmatore. Come mai fai anche questo altro lavoro? Per portare più soldi a casa. In sé non è un lavoro pesante, ecco, aspettare fermo per strada durante l'inverno poi là inizia a farsi pesante. La cosa più difficile di questo lavoro è essere pazienti. Abbiamo un rimborso chilometrico di 25 centesimi o 50 centesimi al chilometro. Devi avere un motorino, devi farci l'assicurazione, la manutenzione, tutto a spese tue ovviamente. Non ti viene rimborsato niente di tutto ciò. Non c'è una né un minimo garantito di ore, né delle ore più o meno stabili, varia molto di settimana in settimana. Se mi faccio male resto a casa per tutto il tempo che dovrò. E nessuno mi paga. Prima ti portavano un bel stipendio, 5.600 euro. Adesso loro devono usurare, vanno a usurare proprio per arrivare a 5.600-700 euro. In questo momento siamo in turno da quasi un'ora e mezza. Ancora non abbiamo guadagnato un euro. Abbiamo preso freddo per il momento. Siamo a meno uno per il caffè. Assumo un rider ogni giorno, quindi diventa sempre più difficile riuscire a fare un numero tale di consegne che ti permetta di guadagnare abbastanza. Eravamo una flotta di una cinquantina di ragazzi e riuscivamo comunque a gestire le consegne di tutto Napoli. Poi è subentrato Just It Italy e ha assunto tipo 300 rider. Poi le consegne sono rimaste le stesse, però i rider sono aumentati. Tu sei per strada, se ti arrivano consegne vieni pagato, se non ti arrivano consegne non sei pagato. Quindi il loro interesse è quello di garantire un servizio veloce. Quindi ovviamente più rider per strada ci sono e più poche possibilità ci sono che il cliente aspetti. Loro se ne fregano se tu guadagni o meno. Sicuramente tante persone che hanno chiuso l'attività sono messi tutti quanti a fare rider. Ci hanno proposto un contratto che ci dà una garanzia di 10 ore settimanali a 7,50 euro lorde. Parliamo quindi di circa 60 euro a settimana nette, 240 euro al mese, quindi nemmeno una settimana di quello che facciamo adesso. Diventiamo dipendenti, chi accetterà? Sì, siamo andati peggio, cioè guadagniamo meno di prima del contratto nazionale, adesso con il contratto sarà ancora peggio. Se il contratto sarà questo mollerò sicuramente. C'è la possibilità di prendere altri turni andando nella sezione slot disponibili e aggiornando la pagina. In questo caso per esempio è uscito un sabato e me lo prendo. Non è più disponibile, se l'è preso qualcun altro. Vabbè, parte della nostra giornata si passa ad aggiornare questa pagina nella speranza che esca qualche nuovo turno. Praticamente una specie di guerra a chi arriva prima. Io do la disponibilità con bello tutti i giorni. Per l'algoritmo che scegli quanti turni darti. La settimana prossima me ne ha dati 9, 10. La settimana questa qua corrente me ne ha dato soltanto uno. Ho cercato per tutta la notte, ma sono svegliato fino alle 4 e cercavo il turno, non uscivo. Pure Pietro me l'ha detto. Ho trovato uno slot libero per domani a pranzo. E questa è una cosa che non sempre capita, perché devi sempre essere più veloce di un altro, perché come stai tu ad aggiornare per cercare un turno, ci saranno altri 50 rider a fare la stessa cosa. Il più veloce a prenderlo domani lavora, gli altri che stanno a casa. Giravoce che hanno creato questa sorta di applicazione, questo programma, che in automatico è come se facesse il refresh della pagina, quindi aggiorna in continuazione la pagina degli slot disponibili e come esce uno slot disponibile immediatamente lo prende, lasciando ovviamente gli altri senza possibilità di lavorare. Ecco, ordine. C'è un ordine. Dopo quanto tempo? Dopo un'ora e mezza circa. Pocheria Vomero, via Vincenzo D'Annibale. Consegna via Poggio dei Mari. Pagata 7,50 euro. Andiamo. Faccio il rider da più di 2 anni. Ho iniziato con la bicicletta per arrivare poi al motorino. Ho finito di studiare e ora sto cercando altre vie, ma per il momento l'unica via disponibile tra Covid e tutto è fare il rider.
In molti pensino che questa pandemia noi ci stia aiutando a lavorare di più, ma in realtà non è tutto rosa e fiori. Anzi, devo togliere le spese del motorino, meccanico, benzina, e quindi in realtà sa che sono 500-600 euro. Ho speso più soldi sul motorino che quanti ne ho guadagnati nel mese di gennaio, per dirtene una. Ed è veramente inavvilente a un certo punto. Motorini di piccola cilindrata molto spesso si rompono per la strada sconnessa che abbiamo qui a Napoli. È anche il rischio serio che a noi ci venga rubato il motorino. Spesso succede, io oramai sono 3 anni che faccio questo mestiere, ho visto veramente tanti colleghi a cui è stato rubato il motorino. Anche per questo spesso noi usiamo comunque motorini vecchi, piccolini, magari chi ha più possibilità ne ha uno, diciamo, per uso personale quando esce, è uno per lavorare, proprio atto solamente a lavorare. Ci sono persone appunto che spesso si imbattono addirittura in persone che chiamano, fanno arrivare il rider in alcuni posti dove lo aspettano, proprio persone che praticamente aspettano il rider per rubare il motorino. Alfredino adesso dal centro ci comunica che anche lui sta a zero. È tutto basato su degli algoritmi di cui non conosciamo niente. Non sappiamo in base a che cosa assegnano, se in base alla zona, se in base a dove ti trovi, se ti stai muovendo o meno. Succede spesso che magari c'è una persona ferma da un'ora, arriva una persona, inizia a lavorare, non si ferma più, finisce il turno, è la stessa persona di prima che magari ha ancora un'ora di turno, sta ancora a zero. Molto cattivo l'algoritmo. L'algoritmo cattivo vuole tanto bene. L'algoritmo che è cattivo. È una cosa che si può aggiungere se vuoi rimanere ancora a lavorare. Sì, io sono da un'ora e mezz'ora senza fare una consegna, mi devo portare di guadagno. La stessa zona che stiamo coprendo io e Franco, a caso a lui esce l'overflow, quindi l'opzione di estendere lo slot, e a me non esce. Perché? Lo sa Dio. È sempre l'algoritmo che decide. Con Uber lavori molto di più sulla quantità. Uber, se qualcuno adesso accendesse Uber, molto probabilmente gli arriva immediatamente una consegna, non si fermerebbe più fino a questa sera 9:30-10, però 2,50€, 2,60€, 3€ con il malus che Uber non ha limiti di zona a differenza di Just Eat, quindi volendo può arrivare adesso una consegna qua con ritiro magari, che ne so, al pub qui dietro l'angolo, però consegna a pianura. Perché ne vale comunque la pena poi scendere a fare questa cena? Non è che ci sia tanta alternativa. Ho famiglia, ho 2 bambini, ho 33 anni, dove vado? Che lavoro faccio? Quindi diciamo bisogna inventarti un lavoro e abbiamo deciso di fare questo. Quindi comunque bisogna insistere, stare per strada e sperare. C'è il nostro amico Robertino che ci comunica che lui aveva il turno 17:20, ha fatto una consegna alle 17 e una consegna alle 20 e si è fermato. E là pure c'è uno fermato. Quando piove ci attrezziamo. Antipioggia, parabrezza sui motorini e scendiamo, diciamo, consci che torneremo zuppi d'acqua. Devi fare così, come fai? Una volta nel ristorante, diciamo, non c'era problema, anche perché poi con i ristoratori poi si crea un rapporto dopo mesi e mesi che vai a ritirare dallo stesso ristorante, quindi chiedi il piacere. Con questa zona rossa, quarantena e nuove regole, è un po' più difficile. Arrivata una certa ora, ci sono solo rider per strada. Questa è la mia serata di stasera. Quanto sono, riesci a vedere? Sono 7,50 euro. In quanto tempo di lavoro? Sto dalle 6:15 per strada. Fate buone consegne. Quanto hai guadagnato? Stasera niente, 5 euro. Ciao. Che tipo di persone hai incontrato a fare il rider? Ma di tutto, anche persone di una certa età, 60-70 anni a fare il rider la sera, con le mogli, con le fidanzate, con le compagne a fare il rider la sera. Cioè, non è diventato un lavoro per i giovani, è diventato un lavoro per tutta l'età. E questo perché? Non è che io sono giovane, perché non c'è lavoro.
Cioè l'unica attività che ti dà la facoltà di guadagnare qualche 100 euro lavorando e facendo qualcosa, perché altri lavori non c'è niente da fare, le attività stanno chiuse, i locali stanno chiusi. Allora tutti questi qua che lavorano in queste attività saranno i free rider. Volevo dire a tutte le persone che per strada ci bestemmiano perché ci vedono uscire dalle traverse correndo come matti eccetera, purtroppo noi guadagniamo a prestazione, nel senso che più consegne facciamo e più guadagniamo, quindi ovviamente uno cerca di fare il prima possibile a fare una consegna per poi cercare di prenderne un'altra, quindi abbiate un po' di pazienza. Adesso che abbiamo fatto un pochino il punto della situazione, avete capito un poco di più il nostro punto di vista. Una cosa siete, vi prego e vi invito a fare: quando piove, quando fa freddo e noi sul motorino prendiamo acqua, prendiamo vento, prendiamo un po' di tutto, alla consegna un euro simbolico veramente ci può cambiare la giornata. Ve lo spiego io, lasciate la mancia, grazie. La serata è finita, siamo qua ormai da 3 ore e più. La serata si chiude a 0 euro, 0 consegne, siamo scesi per stare 3 ore in strada a prendere freddo. E non è la prima volta e immagino non sia neanche l'ultima.